Tra i comuni più importanti della provincia di Pescara, chiamati il prossimo 3-4 ottobre a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale, c'è Penne, centro dell'area vestina di circa 12.000 abitanti. Saranno tre i candidati a contendersi lo scranno più alto di Palazzo di Città. La lista civica numero 1, Penne Ribelle, vede in corsa Gabriele Frisa, che riprova questa scalata dopo la candidatura nel 2016. Poi due candidati che per la prima volta proveranno questa avventura. Il centro-sinistra punta su Angela Pizzi, candidata per la lista civica numero 2 Penne Prossima, mentre il centrodestra punta sull'assessore al bilancio Gilberto Petrucci, candidato sindaco per la lista numero 3 Penne Viva, e che in queste elezioni rappresenta la continuità con la passata amministrazione. Siamo con il candidato sindaco della lista numero 1 Penne Ribelle, Gabriele Frisa, a cui chiediamo subito di fare una sua presentazione e le motivazioni che l'hanno portato alla candidatura. Gabriele Frisa, sono un giovane, 45 anni, faccio l'impiegato, abbiamo deciso di candidarci, di fare una lista alternativa a tutte e due, sia alla Pizzi che a Gilberto Petrucci, in quanto riteniamo che Penne sta subendo da anni e anni e anni, ci troviamo non a caso davanti all'ospedale, sta subendo tagli su tagli, non solo per l'ospedale, per le strade, per la scuola, per le scuole. Non abbiamo avuto reinvestimenti per quanto riguarda l'alternativa occupazionale tra la Brioni e l'ospedale, tant'è in crisi la Brioni, taglia l'ospedale, abbiamo ricevuto che i giovani stanno scappando da Penne. Ecco, questo è il motivo per cui vi siete candidati. Adesso i temi li affrontiamo insieme. Partiamo subito da quello che è l'ospedale. L'ospedale di Penne che attanaglia i problemi dei cittadini di questo comune, ma anche di tutta l'area vestina ormai da tempo. Quali sono le proposte che voi fate? Guarda, per noi la cosa è invertire la rotta prima di tutto, cioè gli altri hanno tagliato, il primo taglio è stato qui di fronte che c'era la scuola degli infermieri, da 20 anni a questa parte sono stati tagli su tagli, la nostra proposta è invertire totalmente la rotta, cioè riaprire i reparti, quantomeno quelli essenziali, iniziando da rianimazione, mettere nuove ambulanze, mettere nuovo personale, che non è possibile che chi va in pensione non viene sostituito, cioè abbiamo medici e infermieri che devono scappare perché non trovano lavoro magari e vanno a Milano, vanno a Bologna a lavorare e qui mancano medici e infermieri, viviamo in un paradosso assurdo e noi iniziamo a rafforzare i reparti che già ci sono, vogliamo riaprire altri reparti, nuovi posti letto per quanto riguarda l'ospedale. Per quanto riguarda il lavoro in generale, noi siamo per l'incubatore d'impresa. Cosa sono gli incubatori d'impresa? Cioè se il comune ha uno spazio pubblico, mettiamo a disposizione gratuitamente per 2 anni a un giovane che ha un'idea, gratuitamente fino a quando inizia a fare reddito, inizierai a pagare le tue tasse. Se hai un'idea, premiamo le idee. Magari se avremmo fatto questa cosa qui almeno da 10 anni a questa parte, avremmo avuto magari un'imprenditoria diffusa con almeno 10-15 imprenditori su 50 che proponevano le idee, 20-30 magari fallivano, ma almeno 15-20 emergevano. E emergendo questi 15-20 imprenditori di imprenditoria diffusa, oggi con la crisi della Brioni, se ogni imprenditore ne riassorbiva 4-5, vuol dire attuivi il colpo. Un'altra cosa del lavoro, la cosa che vogliamo fare, mettere in rete tutte le eccellenze alimentari dell'area vestina, far sì che per esempio il formaggio pecorino di Farindola, la mugnaia di Elice, gli arrosticini di Villa Celiera, il fagiolino e il tondino del Tavo, i vini DOC, l'olio DOC, fare una rete dell'eccellenza alimentare e lì abbiamo bisogno anche di elementi giovanili, perché abbiamo bisogno chi fa il sito internet per questi prodotti. Abbiamo bisogno chi va a vendere all'estero alle fiere questi prodotti, quindi laureati in lingue, laureati in informatica. Su Grana Padano, io faccio sempre questo esempio, non vogliamo diventare grandi come il Grana Padano, non abbiamo queste ambizioni, ma ci lavorano oltre 1500 persone. Noi abbiamo tutte queste eccellenze
nell'area Vestina in uno spazio così piccolo. Quindi immaginate voi cosa possiamo costruire. Questo per quanto riguarda l'agricoltura. Poi per quanto riguarda il turismo, abbiamo il centro storico, credo tra o il terzo e il quarto più grande d'Abruzzo, quello di Penne, e siamo in una posizione strategica a meno di un'ora dal mare e meno di un'ora dalla montagna. Se rivalutiamo un po' il centro storico, se rimettiamo a collegare tutti i musei, chiaramente ci sono i volontari che aprono i musei, ma non si può basare solo sui volontari. C'è bisogno di progetti, c'è bisogno di investimenti, di mettere a bilancio un tot per dare a queste associazioni che gestiscono i musei, c'è bisogno di mettere in rete tutto quello che abbiamo, c'è bisogno di ricostruire degli eventi che attraggono le persone. Noi facciamo un paio di eventi grandissimi fino a poco tempo fa, la Notte in Bianco, la festa medievale, Natale fatto a mano, cioè, avevamo una serie di eventi, Pecora Night, avevamo una serie di eventi che portavano migliaia e migliaia di persone nella nostra zona. Oggi queste cose qua non ci sono più, ma non per il Covid, perché molto prima del Covid è cominciato a distruggere tutto questo. Tornando al lavoro e tornando a quello che è il problema che attanaglia adesso la città di Penne, che è quella della Brioni, c'è una vertenza molto importante. Pensi che questa avvertenza possa sfociare in qualcosa di più grave? Questo è il terzo taglio che la Brioni subisce in pochi anni. È partito da Roma Luc giù a Colle Corvino, poi abbiamo subito un altro taglio nel 2016 e questo è il terzo taglio. Chiaramente il comune, prendiamo atto che la Brioni è un'azienda privata, però cosa succede? C'è una proposta dei lavoratori che io sposo in pieno, poi io sposo anche altre cose, però, che è quello di dire il contratto di espansione hanno proposto, che la Brioni ha bocciato. Che cos'è il contratto di espansione? Hai un contratto per 5 anni che chi deve andare in pensione tu lo accompagni fino alla pensione, chi è in esubero finisce per andare in pensione e non riassumi e quei 100 o 200 li fai andare in pensione. Perché la Brioni ha detto di no? Se ci deve mettere tutti i soldi la Brioni, dice no, non ci possiamo mettere tutti i soldi. E allora noi cosa proponiamo? Siccome il governo nazionale alla Fiat ha dato l'ultimo finanziamento 6 miliardi di euro, 6 miliardi e 800 milioni di euro per esattezza, noi proponiamo, mettiamo insieme i 21 parlamentari eletti in Abruzzo, che non devono venire qui solo per eleggere o per dire tu fai il sindaco Carapizzi, il D'Alfonso di turno o il Pagano di turno, tu Gilberto fai il sindaco, ma prendi la responsabilità, far diventare una vertenza nazionale a Brioni e dire mettiamo a disposizione dei soldi, ti accompagniamo fino all'età pensionabile e tu cara Brioni non licenzi il meno possibile. Questa è come proposta d'urgenza, chiaramente, come proposta di integrazione, di quello che dicevamo prima, cioè la costruzione di incubatori di imprese, nuovi imprenditori, eccetera, 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 che acuiscono il colpo, se no l'alternativa è che i giovani scappano. Voi lì aveva parlato anche di scuole e istruzione. Purtroppo da anni, anche da molto tempo, le scuole di Penne vivono una situazione un po' difficile, a partire dalle scuole elementari fino ad arrivare a quelle superiori. Che cosa c'è da fare? Se parliamo dall'inizio delle scuole elementari, noi abbiamo la Giardini, e questo ci ricolleghiamo purtroppo a chi ci ha amministrato da 10 anni a questa parte, quindi sia il gruppo del PD di Angela Pizzi insieme a Ferrante e sia Gilberto Petrucci, la Tulli, eccetera. Parliamo per esempio della Mario Giardini. La Mario Giardini aveva proposto, il PD dell'epoca di D'Alfonso, di spostare la Mario Giardini di fronte all'Agip, che costava 5 milioni e mezzo di euro, un indebitamento per il comune per 20 anni. 200.000 euro l'anno dovevamo pagare, con gli interessi eccetera, e questa cosa veniva pagata a tutti noi cittadini con l'aumento delle tasse, chiaramente. Noi abbiamo proposto di portare la Mario Giardini dov'è, ristrutturare lì, fare una ristrutturazione lì, costa molto di meno, quei soldi, se avevamo tutti quei soldi, magari li investivamo sempre qui o sui giovani o sulle strade di periferia, perché non ci scordiamo che Rocca Fina d'Amo le strade
le strade di periferia sono un disastro, quelle comunali. Villa Degna, le strade comunali sono un disastro. E tutte altre strade sono un disastro, quelle comunali. Oppure fai un bel gruppo di idee che lavorano su pensieri nuovi. Noi abbiamo case qui nel centro storico sfitte da anni. Possiamo far diventare qualche casa popolare, magari aiutare qualche famiglia meno ambiente che non arriva a fine mese, dargli una casa popolare. Sapete quante famiglie vanno alla Caritas qui nell'area Vestina? Sono centinaia. Cioè, una cosa che nessuno parla. E noi abbiamo speso migliaia e migliaia di euro per consulenze il comune negli ultimi 20 anni, negli ultimi 10 anni. Noi vogliamo ridurre le consulenze e spostare un po' sul sociale. Per quanto riguarda i pulmini, non è possibile, abbiamo le tariffe più alte per i pulmini per i bambini, le mense più care qui a Penne, tra le mense più, cioè, cerchiamo di ridurre quantomeno alle fasce che hanno meno reddito, che guadagnano di meno. Il nostro tempo a disposizione è quasi terminato, noi vogliamo solo che lei possa fare un appello in 30 secondi a tutti gli elettori del comune di Penne per un invito al voto. Allora, se volete cambiare, noi siamo l'unica lista alternativa, sia Gilberto Petrucci che Angela Pizzi. Tutte e due sono uguali. Il vice sindaco sta con Angela Pizzi, cioè Ferrante, e il sindaco sta con Gilberto Petrucci. Cioè mezza giunta sta con Angela Pizzi, l'altra mezza sta con Gilberto Petrucci. L'unico cambiamento siamo noi. Se volete cambiare, votate per noi. Se volete continuare così com'è, cioè con i tagli all'ospedale, senza investire sui giovani, la distruzione delle strade, sulle scuole, continuate a votare per loro. Se volete cambiare, votate per noi. Lista numero 2, le prossime elezioni 3-4 ottobre amministrative a Penne, siamo con il candidato sindaco di Penne Prossima, Angela Pizzi. Intanto, chi è Angela Pizzi e perché si è candidata? Allora, Angela Pizzi è attualmente un dirigente scolastico dell'Istituto Marconi di Penne. Sono una persona che si è sempre impegnata nel sociale, per anni ho militato nel gruppo scout, come capo scout, prima ancora Azione Cattolica, quindi il mondo dell'associazione è mio. Sono stata un'insegnante prima di diventare un dirigente scolastico, per 12 anni anche una tua collega, perché ho scritto di cronaca nera per la redazione del Tempo a Pescara. Quindi una persona che è sempre stata in mezzo alla gente, che ama parlare e soprattutto cercare di vedere, di osservare quelli che possano essere i problemi della città, in modo particolare della città in cui vivo. Quindi spero davvero di tutto cuore di poter dare il mio contributo anche a questa splendida città. Il motivo per cui sono scesa in campo è questo, principalmente è questo. Qualcuno ha detto che sono stata chiamata dall'alto, quindi che addirittura il senatore Luciano D'Alfonso fosse sceso in campo per sponsorizzare la mia candidatura. Non è questa la verità è che sono scesa in campo perché me l'hanno chiesto i miei cittadini, tutta la squadra che mi sostiene e mi supporta ha creduto in me e ha pensato che avessi le capacità e le competenze per poter fare qualcosa di buono per questa splendida città che poi è la mia. Quindi ho deciso, dopo un'attenta riflessione, di accettare questo invito e mi sono detta: se queste persone credono tanto in me, soprattutto partendo da quello che ho fatto per la scuola, per la mia famiglia, forse qualcosa di buono veramente posso fare. E quindi eccomi qui, a disposizione dei miei concittadini, nella speranza di poter fare qualcosa di buono per Penne. Sono due i problemi principali che attanagliano la città di Penne e che attanagliano da tanto tempo negli ultimi anni. Uno è quella della sanità, ospedale San Massimo, due è quella della Brioni e dunque il lavoro. Veniamo al primo, sanità, sicuramente ci sarà bisogno di fare qualcosa, a breve ci saranno anche dei lavori di ristrutturazione. C'è la possibilità che questo ospedale torni ospedale di base con sede di pronto soccorso? Le vostre aspettative quali sono?
Sicuramente il nostro lavoro, qualora i cittadini insomma, ce ne dessero la possibilità, sarà quello di batterci subito per poter migliorare le condizioni del nostro ospedale. Avete letto tutti quanti che è stato da poco deliberato, approvato il progetto, quindi il finanziamento di quasi 15 milioni di euro per ristrutturare l'ala vecchia dell'ospedale. Beh, il nostro obiettivo è quello di poter riempire a lavori ultimati quest'ala con delle eccellenze. L'ospedale di Penne deve tornare ad operare nell'eccellenza. È chiaro che non possiamo fare i miracoli, noi non vogliamo promettere cose non realizzabili. Il decreto Baraldi ha dato l'opportunità all'ospedale di Penne di avere dei reparti aperti. Alcuni sono stati chiusi. Su quelli chiusi noi non intendiamo per il momento mettere bocca, perché è una legge nazionale recepita dalle leggi regionali, quindi è veramente fantasioso per un comune pensare di poter stravolgere questa realtà di fatti. Ma quello che possiamo fare è proprio partire dalla legge, partire da ciò che la legge ci consente, ma garantire ai cittadini che quei reparti siano funzionali al 100%. Per far questo noi ci batteremo all'interno del comitato ristretto dei sindaci, di cui il sindaco di Penne fa parte, per poter avere tutto il personale necessario, perché di fatto cosa è accaduto nel tempo? Che tutti quei medici, infermieri o personale OS che per motivi di trasferimento o per pensione, perché sono andati in pensione, sono andati via, non sono mai stati rimpiazzati. Questo significa che questi reparti attualmente operano con scarso personale, quindi con un numero insufficiente di medici, di infermieri, di personale OS per garantire il servizio che i nostri concittadini meritano. Quindi il nostro obiettivo sarà soprattutto quello, per far tornare i medici e gli infermieri e tutto il resto del personale ad operare in sicurezza nel nostro ospedale, così da far tornare la nostra sanità a livelli d'eccellenza a cui eravamo abituati. E contemporaneamente lavoreremo anche per tutti i servizi sanitari che già operano nel territorio. Sicuramente ci batteremo per potenziare ad esempio il consultorio, a un brillante servizio di ginecologia che deve poter tornare a fare prevenzione tutti i giorni con un ginecologo apposta che sia di supporto all'ospedale di Penne. Senza trascurare poi il brillante servizio che può offrire il personale della Paolo VI, quindi per la riabilitazione, oltre che ovviamente quello per cui è stato deposto, cioè il servizio per le persone fragili, per i diversamente abili. Noi ci batteremo per tutto questo, perché Penne ha bisogno di poter tornare a vivere la propria sanità in totale sicurezza. Capitolo Brioni, purtroppo c'è una vertenza che peserà gravemente anche sull'indotto economico di tutta la cittadinanza, ma dell'area vestina. Cosa si può fare perché questo non avvenga? Quello che noi vogliamo è soprattutto ribadire il fatto che il marchio Brioni ci appartiene fortemente, quindi benché l'azienda sia appunto un'azienda privata che detta leggi e segue le leggi dell'economia e del commercio, noi dobbiamo fare in modo che questo marchio sia fortemente difeso, anche perché la Brioni che ha portato Penne non solo ad essere protagonista nelle principali città d'Italia, ma anche nel resto del mondo. Quindi se noi avessimo la possibilità di viaggiare, troveremo un negozio Brioni che occupa, che popola le principali città del mondo. Questo per noi deve essere un motivo di forte attaccamento. Quello che può fare il comune qual è? Intanto essere vicino ai lavoratori e cercare di trovare delle strategie, delle soluzioni che in qualche modo possano rallentare questo processo di declino. Noi qualche progetto ce l'abbiamo in campo, vogliamo partire da un progetto a cui il Comune di Penne già con la precedente amministrazione ha partecipato, finanziato con dei progetti europei, che consta nel creare energia a Penne. Abbiamo vinto un appalto per creare circa 5 mega watt di energia. Abbiamo fatto uno studio che ci ha permesso di scoprire che la Brioni ha bisogno di 3 megawatt di energia per poter finanziare i servizi della Brioni, di tutta l'azienda. Quindi perché no? Il nostro obiettivo è quello di creare questa energia e magari offrirla alle persone più bisognose, quindi alle famiglie, alle aziende del territorio che sono più in difficoltà, e magari perché no proprio alla Brioni, perché con questo risparmio potrebbe sicuramente reinvestire sulle spese del personale e quindi magari allontanare il più possibile questi licenziamenti che sono oramai alle porte. Tema che sicuramente sarà caro al candidato Angela Pizzi è quella delle scuole. Anche qui il Comune di Penne negli anni ha avuto seri problemi, sappiamo, di scuole e di aule inagibili. Ecco, che cosa si può fare questo? Ma perché è un argomento strettamente correlato al fatto che i ragazzi poi vengano per forza abbandonare questi che sono i piccoli borghi.
Beh, sicuramente quando si parla di scuole gioco in casa perché la situazione delle scuole la vivo tutti i giorni. Sono il dirigente di una scuola superiore e sappiamo bene che la competenza è della provincia, ma ci sono qui sul territorio tante scuole, soprattutto le due scuole degli istituti comprensivi, che necessitano di una struttura adeguata. Penso ad esempio alla Mario Giardini, quindi c'è stato già il progetto finanziato dal Comune di Penne per la costruzione e la realizzazione della nuova scuola della Mario Giardini. Noi continueremo a perseguire questa scia, quindi continueremo a monitorare affinché i lavori inizino presto per l'abbattimento dell'istituto della Mario Giardini in via Caselli e per la ricostruzione dello stabile sempre in via Caselli, quindi in centro. E questo ci teniamo tanto e speriamo che i tempi, faremo in modo che i tempi siano il più breve possibile, perché gli studenti hanno il diritto di poter andare a scuola in luoghi sicuri, sia da un punto di vista antisismico ma soprattutto per quanto riguarda l'arredo scolastico e per far sì che il loro benessere di studenti sia assolutamente tutelato. Quindi noi lavoreremo per questo, perché vogliamo assolutamente che i nostri studenti restino a Penne, a scuola, ma che non vadano insomma sulla costa. La scuola e poi il futuro, il post scuola, perché è importante farli restare poi a Penne. Stiamo lavorando anche per creare a Penne un istituto superiore, quindi un istituto post diploma che possa in qualche modo accompagnare gli studenti che si diplomano anche dopo, per un'istruzione di base che possa approfondire maggiormente le proprie competenze. Stiamo lavorando per questo, ma nello stesso tempo dobbiamo anche tutelare i tanti giovani che magari non vogliono proseguire con lo studio, ma che vogliono coltivare quella che è il loro spirito, la loro iniziativa di imprenditorialità sul territorio. E in questo ci preoccuperemo per delle agevolazioni fiscali che possano permettere a questi giovani di investire sul territorio, aprire qui le loro aziende, le loro imprese e costruire qui il loro futuro. Prima di chiudere, ti prego anche di essere brevissima, due temi importanti li mettiamo insieme: cultura e turismo. Allora, Penne è una città d'arte, quindi che si deve continuare a potersi basare sul turismo. Abbiamo tantissimi aspetti che vanno analizzati, abbiamo il turismo religioso, il turismo naturalistico, il turismo qualsiasi enogastronomico, quindi è una città veramente ricca. Per poterlo fare dobbiamo lavorare tanto per anche creare degli eventi che possano in qualche modo sponsorizzare questo turismo, e soprattutto per quanto riguarda il turismo religioso dobbiamo far sì che le bellissime chiese che abbiamo siano riaperte al culto. Parlo di San Domenico, Colle Romano, che ha un patrimonio inestimabile anche dal punto di vista culturale, perché ci sono all'interno dei locali meravigliosi che meritano di essere visitati, senza trascurare la bellezza dei nostri musei, che devono essere riaperti e frequentati dai turisti. In 30 secondi, visto che siamo in chiusura, l'appello del candidato sindaco Angela Pizzi a tutti gli elettori del Comune di Penne. Siamo scesi in campo forti con una squadra di persone, di cui molti giovani, motivati a cambiare le sorti di questa splendida città. Vogliamo restare sul territorio e vogliamo far sì che Penne torni ad essere quella città bella e florida che era un tempo, e anzi ancora di più utilizzando tutte le tecnologie all'avanguardia che siamo in grado di mettere in campo con le nostre competenze. Dateci fiducia. La lista numero 3, Penne Viva, fa riferimento al candidato sindaco Gilberto Petrucci. Siamo alle elezioni amministrative del Comune di Penne, tra il 4 ottobre si torna alle urne e questa è una continuità amministrativa. Intanto, chi è Gilberto Petrucci? Allora, io sono un dipendente di Regione Abruzzo, mi occupo di comunicazione istituzionale, ho 41 anni e una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, esperienza che mi ha consentito di amministrare negli ultimi 5 anni un comune che ho ereditato con tante criticità, in particolare con problemi di dissesto finanziario. Abbiamo fatto un programma interessante che ci ha consentito di risanare in gran parte il bilancio comunale.
Ecco, partiamo subito da quali che sono gli spunti che in questa campagna elettorale sono entrati nel vivo, anche quello che le persone poi vogliono sentirsi dire, che le cose vanno sempre meglio. Partiamo dall'ospedale, a breve partirà anche questo nuovo progetto che voi in questi 5 anni avete voluto, ma la sanità abruzzese vive un po' di problemi, va migliorata sicuramente. La sanità regionale, ma soprattutto quella nazionale, post pandemia, ha mostrato dei limiti, va riorganizzata, va riformulata e in Abruzzo noi abbiamo chiesto agli enti sovraccomunali, in particolar modo a Regione Abruzzo, all'Assessorato Regionale della Sanità, di potenziare soprattutto gli ospedali periferici, in questo caso gli ospedali che sono presenti nell'entroterra regionale della Regione. In questo caso l'ospedale San Massimo di Penne, abbiamo chiesto e ottenuto la riclassificazione sanitaria con l'elevazione di ospedale di base con sede di pronto soccorso. È iniziato un iter amministrativo, ora attendiamo la certificazione presso il Ministero della Sanità e dell'Economia, certificazione che consentirà poi al Consiglio regionale di deliberare la nuova rete ospedaliera regionale. Poi ci saranno i lavori di miglioramento. Abbiamo ottenuto, finalmente abbiamo reso esecutivo un progetto di circa 13 milioni di euro con i quali poter ristrutturare e recuperare l'immobile che attualmente ospita il San Massimo. È stato un obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione che si è impegnata facendo leva proprio presso gli enti sovraccomunali, come dicevo prima. Quindi noi siamo presenti, abbiamo lavorato in silenzio e con determinazione perché vogliamo bene a questo territorio che ha bisogno di avere una sanità all'avanguardia, una sanità a portata di tutti. I cittadini durante la pandemia hanno fatto enormi sacrifici, lo si è visto in tutti i comuni, soprattutto quelli dell'entroterra. Purtroppo però per quanto riguarda il lavoro, Penne vive una situazione difficile vista la vertenza della Brioni. Ecco, che cosa si può fare per questo? Le due priorità della nostra amministrazione comunale saranno appunto la tutela della sanità vestina e la risoluzione della vertenza Brioni. Per entrambi i casi non abbiamo prerogative e competenze per risolvere i problemi, però possiamo essere propositivi e possiamo avere una forte determinazione verso la risoluzione dei problemi. Per quanto riguarda la vertenza Brioni, noi non ci siamo limitati soltanto a dare delle pacche sulle spalle dei dipendenti o dei sindacati che sono impegnati in questa attività. Noi invece abbiamo fatto proposte importanti all'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo e all'assessorato alle attività produttive. Abbiamo proposto di istituire nel distretto vestino, distretto tessile vestino, un'area di crisi complessa, con lo stesso modello attuato nella Val Vibrata, perché crediamo che il costo del lavoro, la pressione tributaria presente sul costo del lavoro provochi un abbassamento dei livelli occupazionali. E quindi noi dobbiamo lavorare per ottenere un'area di crisi complessa e lo faremo con determinazione. Questi sono i due problemi che attanagliano da troppo tempo l'area vestina e Penne in grande. Poi ci sono tanti problemi da risolvere, tanti problemi che avete già risolto. Il programma elettorale è un programma ricco per i prossimi 5 anni. Intanto ne troviamo uno a caso, ne prendiamo uno, è quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche che nei centri storici è un problema molto elevato. Senza alcun dubbio, lo abbiamo detto prima, noi abbiamo fatto una forte attività sul territorio amministrativa, abbiamo potenziato l'impiantistica sportiva, abbiamo recuperato i parchi, gli spazi verdi della città e abbiamo avviato un programma di rivitalizzazione del nostro centro storico attraverso delle iniziative e degli eventi importanti. Tra questi voglio solo citarne alcuni, come l'organizzazione del Giro d'Italia o come la Dunata Interregionale degli Alpini. Ma non basta, dobbiamo correre e dobbiamo soprattutto attuare un programma che non è un programma volto soltanto ad prendere consenso in campagna elettorale. Il nostro programma è concreto e tra questi un punto che mi sta molto a cuore è proprio quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. Lo Stato attraverso la Regione finanzia in parte la risoluzione di questa problematica, ma noi invece vogliamo compartecipare con più fondi perché è un senso di civiltà togliere le barriere architettoniche non solo
negli enti pubblici, negli immobili pubblici, ma soprattutto nelle abitazioni private. Ecco, sappiamo che Penne è un comune, il più grande comune dell'area vestina, e come tale ha anche tante contrade. Come si fanno a riavvicinare queste contrade al centro abitato? Nel nostro programma elettorale abbiamo posto al centro di esso proprio la tutela delle contrade, devono tornare ad essere protagoniste. Abbiamo previsto in alcune contrade, come ad esempio Villa Degna e San Pellegrino, la realizzazione di nuovi spazi polivalenti, parchi e parco giochi, proprio perché vogliamo rendere le contrade vivibili. Un piccolo investimento aiuterà queste contrade ad avere un grande risultato in termini di accoglienza e di vivibilità, come dicevo. Ecco, tanti, purtroppo senza lavoro, tante famiglie sono costrette ad andare fuori da questi centri, magari andare a vivere proprio sulla costa, e con esse anche i ragazzi, e purtroppo quindi di conseguenza le scuole perdono ragazzi. Che cosa si può fare per questo? Noi come amministrazione uscente abbiamo già lanciato un messaggio chiaro, un segnale che potesse invertire la rotta. Intanto abbiamo previsto per tutti quei ragazzi che si iscrivono al primo anno nei nostri istituti secondari la compartecipazione al pagamento del costo del trasporto pubblico, e in più abbiamo avviato nella nuova programmazione la realizzazione di spazi per consentire agli studenti di rimanere nel nostro centro storico, studiare e soprattutto avere tutti quei servizi fondamentali per poter raggiungere l'obiettivo di studiare con tranquillità. Io non rappresento la scuola, non sono un preside, ma voglio fare di tutto affinché i giovani, gli studenti possano avere un futuro dignitoso nella nostra comunità. Da qui, da Penne, si può partire per tanti centri dell'area vestina dove ci sono tantissime bellezze sia culturali ma anche enogastronomiche. Penne deve essere un rilancio anche per il turismo dell'area vestina. Lo sappiamo, Penne è il fulcro intorno al quale ruotano tutti i centri dell'area vestina. Quindi noi dobbiamo tornare ad essere una città leader, una città destinazione. Abbiamo già avviato un programma di ricomposizione dei servizi pubblici nella nostra città. Dobbiamo continuare, abbiamo aperto il distaccamento dei Vigili del Fuoco a Penne, abbiamo salvato l'ufficio INPS di Penne, abbiamo fatto di tutto per potenziare il centro per l'impiego, abbiamo riaperto la biblioteca regionale e abbiamo promosso alcuni servizi innovativi come ad esempio lo sportello di prossimità, che darà una mano proprio a sostegno del giudice di pace per i servizi giudiziari, perché una giustizia e una giustizia forte presente sul territorio aiuta anche a migliorare il territorio. Ma noi dobbiamo andare oltre, noi dobbiamo tornare ad essere anche, come diceva, una città leader per il turismo. Dobbiamo puntare a riqualificare il centro storico, abbiamo previsto infatti la riqualificazione della pavimentazione di tutto il centro storico. Andremo a riacquisire al patrimonio dell'ente tutte quelle case abbandonate e poi li ridaremo in vendita ad un euro per incentivare la presenza di giovani nel nostro centro storico. Andremo a togliere anche tutti quei cavi elettrici che sono presenti, che deturpano il centro storico, e soprattutto con l'Università Gabriele D'Annunzio, la Facoltà di Architettura, abbiamo avviato un progetto per redigere il piano colore e il piano luce del nostro centro storico. Abbiamo tante idee, quindi chiediamo appunto un sostegno per realizzarle. Siamo in conclusione, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Gilberto Petrucci a tutti gli elettori del Comune di Penne. La lista Penne Viva nasce con un progetto di riportare al centro dell'azione amministrativa il cittadino. A differenza delle altre liste dove ci sono urlatori o potentati e casati del potere, noi siamo una lista all'interno della quale ci sono persone trasparenti e persone che vogliono riportare Penne al centro dell'attenzione, non solo dell'area vestina ma dell'intera provincia di Pescara. Abbiamo scelto un messaggio: facciamo vincere Penne. Votando la lista Penne Viva fate vincere Penne. Quindi io vi invito a sostenere la lista Penne Viva, il candidato sindaco Gilberto Petrucci, per dare un futuro alla nostra città.